Per trovare talenti capaci di calcare il palco aperto di Open Stage, saremmo potuti andare a Los Angeles, a Parigi, a Londra, a Berlino. Ma Officine Buone, per lanciare il suo primo Open Stage, ha scelto Pioltello. Oh, il grande giorno dell'inaugurazione di Open Stage è finalmente arrivato. Io mi sono buttato testa, cuore e barba alla ricerca di nuovi talenti e il momento di entrare in scena sembrava non arrivare mai. E invece eccoci qua. Facciamo le ultime prove, raga. Settiamo i volumi. Il pubblico sta arrivando e scalpita. She's my what? Ok, dai, non mi giudicate, ognuno si concentra come vuole. Io adoro farmi i giretti sulla tazzina della giostra, va bene? Nel frattempo ripasso la scaletta. Dunque, il cantante pop l'ho trovato, il trapper pure. Ho un gruppo di ballerini da urlo, pure un attore, i giocatori di cricket. Ma, però cos'è che mi manca? Quello chi è? Ha un'area familiare. Beh, sarà un musicista. Sì, però saprà suonare. Dice di sì. Boh, vediamo. Scusa. Beh, sì, ecco, effettivamente ci sa fare il ragazzo, eh. Un'anteprima mondiale. Era più o meno un anno fa ed è venuto a trovarci un cittadino di Pioltello, Ugo Vivone, ed è la testa di Officine Buone e di Open Stage. Vieni Ugo. Ciao a tutti, buonasera. Allora, da dove nasce quest'idea? Nasce da tre giovani studenti universitari che sono venuti a trovarci quasi 2 anni fa. Due di questi tre sono qui, Stefano e Alberto, e allora vi chiedo a loro di fare un applauso, veramente grazie. E do la parola a Elianto, che ci mostrerà come, invece delle nostre parole, come si può invece fare musica con questo palco. Ciao a tutti, ciao Pioltello! Canzone improvvisata senza un ritornello, ve la facciamo questa sera qui, gente di Pioltello! Allora, un grandissimo applauso per Aside Moreno, che durante queste puntate che noi abbiamo deciso di registrare per raccontare che cos'è Open Stage, ci hanno spiegato fondamentalmente appunto che il palco può essere un palco anche per altro. Le persone che vogliono portare sul palco di Open Stage non solo la musica, ma anche appunto... che cosa, Moreno? Raccontaci. Il teatro. Il teatro. Il teatro è bellezza, e siccome nelle strade, in mezzo a tante cose brutte, la bellezza ci sta bene, cosa non c'è di più bello che il teatro, che delle persone che si vogliono mettere in gioco per rappresentare il bello per la gente. Lo sbaglio su di me, dammi un po' di te, con l'amore mio.
Il primo open stage è stato inaugurato. Sono sicuro sarà il primo di tanti altri. Immaginate se ogni piazza d'Italia ne avesse uno. E del resto siamo un popolo di poeti, di gente col natural acting, di musicisti di grandissima sensibilità. Insomma, i talenti li abbiamo ovunque e ci manca il palco. Il palco per tutti, no? Questo è quello giusto. Sì, anche senza sipario.